Circa 1000 persone hanno tinto di rosa il lungomare cittadino ieri mattina 10 novembre per la Race for the Cure, passeggiata sportiva di 2 km di solidarietà alle donne che lottano contro il tumore al seno, evento simbolo della Come in Italia, da 25 anni impegnata sul territorio nazionale nel sostegno alle donne che vivono l'esperienza del tumore al seno, nella promozione della prevenzione e in programmi di ricerca su una malattia che interessa ogni anno in Italia 56.000 donne. La passeggiata che ha visto protagoniste le donne in rosa, donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno e che hanno sfilato per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione e mandare un messaggio di incoraggiamento a tutte le donne che lottano contro questa malattia, non è stato che l'evento clou di una o due giorni che Come in Italia ha organizzato sul territorio salernitano in collaborazione con l'associazione Noi Donne Soprattutto, che dal 2014 porta avanti nella nostra provincia l'impegno di aiutare le donne ad affrontare la malattia nella sua totalità, con l'obiettivo di alleviarne il carico emozionale e le difficoltà legate alla piena ricostituzione dell'identità psicofisica. Io sono volontaria Comen, quindi ringrazio l'associazione perché è venuta qui a Salerno per il secondo anno ed è promotrice della prevenzione donna e non solo. Alla fine prevenire e vivere. Quest'anno però ho deciso di iscrivere la squadra che si chiama Marisa Cammina con noi in onore di mamma che purtroppo non c'è più, però è stata promotrice della prevenzione sempre e grazie alla prevenzione mia mamma è stata con me 12 anni in più. L'ha scoperto grazie ad una lettera dell'ASL arrivata a casa e si è curata, è andata avanti per 12 anni, purtroppo ha perso l'ultima battaglia, però per me la guerra è ancora in ballo perché mi ha insegnato a me e alle mie sorelle la cultura della prevenzione. Non solo donne, anche gli uomini partecipano a questo bellissimo evento. Con la cravatta orbe distinguerci dalle donne perché loro, le donne, il nostro gruppo dedicato a Marisa, loro con le donne hanno questa fucsia di noi maschietti con la cravatta, sempre rosa. Visite, mammografie ed ecografie senologiche, consulenze a cura di genetisti, nutrizionisti e osteopati, il tutto gratuitamente, nonché lezioni di Qigong e yoga, sono state proposte alle tante donne che sono giunte al villaggio della salute, allestito con le unità mobile della carovana della prevenzione di Comen nel sottopiazza della Concordia, da sabato mattina 9 novembre. Il contributo versato dai partecipanti per l'iscrizione alla passeggiata in rosa sosterrà i numerosi progetti di Come in Italia. Grazie ai fondi raccolti a Salerno e in tutte le altre città italiane coinvolte in questo progetto, quest'anno partito a maggio e che si conclude proprio con la tappa di Salerno, Come in Italia può continuare a realizzare, collaborando con le associazioni, attività a sostegno delle donne, finanziare i premi di studio per i giovani ricercatori e organizzare giornate di prevenzione gratuita rivolta a donne in condizioni di fragilità sociale grazie alla carovana della prevenzione. Obiettivo raggiuntissimo, io userei un superlativo perché veramente c'è stata un'adesione di massa notevole sia per quanto riguarda gli screening, ecografie e mammografie, sia per quanto riguarda proprio le adesioni, anche perché l'acquisto del kit, teniamo a ribadire, dei 13 euro sarà reinvestito nuovamente sul territorio salernitano per ulteriori ecografie, mammografie e medici. La disponibilità dei medici gratuita è eccezionale, quindi l'obiettivo è straraggiunto. Thank you.